Io poi penso che in questo ci abbia messo anche una mano il governo di centrodestra. Adesso, oggi è una giornata particolare, possiamo prenderci tra di noi che in questi 10 anni 8 sono stati segnati dal governo di centrodestra. Che la parentesi di centrodestra è stata proprio una parentesi nel bene e nel male. E che dunque questi 10 anni di centrodestra hanno avuto come connotato il fatto che il centrodestra ha sposato questa tendenza al rafforzamento del tempo, tradendo in questo il suo programma originale. E lo vedi da tante cose, da tante. Per ultimo, che cosa ha detto in questa campagna elettorale? L'intervento promesso per fermare le ruspe degli edifici edificati a Napoli contro ogni. La concessione per 99 anni delle spiagge pubbliche, cos'è? Fatte come moto, cos'è? Non è una concessione, è una concessione alla rendita. E ancora il fatto che non si siano volute aprire nei settori delle professionalità la concorrenza per chi sta dentro di questa cosa, perché c'è anche una rendita di posizione e una rendita di condizione. Il fatto che non si sia mai voluto affrontare in questa responsabilità strutturale il grande tema dei monopoli naturali, delle concessioni, delle convenzioni tra interesse pubblico e interesse concessionale, che cosa è? Il fatto che non si voglia mettere mano a una riforma fiscale che provi a spostare il peso del prelievo, del reddito in favore del lavoro e dell'impresa che assume a scapito del patrimonio e delle rendite, che cos'è? E guardate la cosa buffissima, strana, della quale non si parla sufficiente, ma proprio a lei che ha fatto del talento, della capacità di rischio, diciamo uno dei suoi valori fondamentali, quando affronti il tema del rischio diventa improvvisamente. Perché come no, per 110 la ricchezza del paese, 9 decimi di questa ricchezza sono quelli accumulati dalle generazioni di tante, oggi in forma di patrimonio, e soltanto 1 decimo è la ricchezza che si produce a noi. Noi siamo ricchi di quello che abbiamo prodotto, risparmiato, accumulato, e siamo relativamente pochi di quello che hanno trovato, non riusciamo a produrre. Con il risultato non solo di avere gerarchie sociali modificate nel tempo, cioè quelle che abbiamo nella nostra nel bene o nel male, ma di costituire per questa strada un fortissimo impedimento o coercizione nei confronti della possibilità di crescere. Perché se proprio il bene più fondamentale che ci manca oggi, quello dell'investimento e del nuovo lavoro, tu colpisci con il tipo di tassazione esattamente il nuovo lavoro, il resto del lavoro e il resto della vita, in favore della salvaguardia l'azione del governo di centrodestra.
un percorso molto meno, perché non è la rendita la causa dell'assenza di sviluppo, come è evidente, ma è altrettanto vero che un paese che non riesce a crescere, non riesce a sviluppare, non ci sono investimenti. Il peso della rendita diventa molto attrattivo in assenza di altre possibilità, già i relativi prezzi dei settori o i relativi dati sono già favorevoli a un certo tipo di rendita, ma è evidente che un paese che non cresce tutto diventa ancora più attrattivo e quindi si forma molto circuito in cui non c'è convenienza iniziale a investire e si determina un peso di quello che ha alle spalle e finisce un po' di diventare convenienza anche per la capacità di produrre profitto in il mondo del profitto. Dicevo che le città sono da tempo destinate a un ruolo sempre più grande nel rapporto tra politiche di sviluppo, politiche di cittadinanza, politiche di innovazione, politiche di servizio e intervento sulla comunità. In realtà questo era già visibile prima, solo che anche qui abbiamo subito un po' di peso culturale che è evidente che strane, per cui per anni ci hanno spiegato che i modelli che noi dovevamo seguire erano due, quello della Scozia, adesso nessuno se lo ricorda più, e quello dell'Irlanda, anche quello nessuno se lo ricorda più dopo quello che sta adesso. E io da tempo continuavo invece a opporre a chi mi diceva che bisogna fare come l'Irlanda, fare come in Scozia. Io dicevo, ma guardate, che se noi guardiamo quello che sta avvenendo in Europa, le zone che crescono di più sono due grandi città. Cioè tutto ti portava a dire che dove si polarizzavano gli investimenti erano le grandi aree di Londra e di Parigi, erano quelle che crescevano più degli altri posti. E hanno certificato che dovevamo fare un'altra grande risposta. Dopodiché abbiamo capito perché l'Irlanda era la città, il peso del rischio di carenza, solo abbiamo fatto. Ed è quello. E della Scozia come no? Non se ne parla più. Ma Londra e Parigi invece. E continuano ancora oggi ad essere un grande volano di investimenti. Questo vuol dire che le grandi concentrazioni urbane erano uno dei grandi draghi del mondo sviluppo. Se poi si va in Cina, abbiamo esattamente la dimostrazione pratica di questa verità, dove le grandi città urbane, concentrazioni urbane cinesi, hanno anche il potere per intervenire nel perché tutte le zone di microscambio, tutte le zone di industrializzazione, tutti i centri di ricerca, tutto è in mano alle comunità locali, alle città. Non è lo Stato centrale che decide, è la comunità di Shanghai, la comunità di Pechino, la comunità di Tianjin, cioè sono queste che hanno in mano tutte le leve degli investimenti e degli strumenti di allocazione degli investimenti e delle risorse. Ma perché il modello è questo? Ora l'Italia è diversa, non abbiamo quelle grandi concentrazioni urbane, abbiamo un tessuto di medie e piccole città, ma non cambia la sostanza, se non nel senso che devi mettere a frutto la particolarità italiana, ma sapendo che anche in Italia la leva della città, il contesto urbano è il contesto in cui puoi fare politiche di sviluppo in un segno, oppure puoi fare politiche di sviluppo. Allora, il problema diventa quello di capire in che modo i nostri governi cittadini sono in condizioni, nelle condizioni di oggi, di poter utilizzare le leve per garantire lo sviluppo, il processo di accumulazione dei porti investiti. E da questo punto di vista, e qui sta secondo me anche l'altra importante novità, che noi dobbiamo recuperare. Perché in Italia, anche qui sempre con una borgata che però ormai è cresciuta, noi partiamo da cose che non hanno quasi nulla a che fare con i problemi della competitività della forza. Ci sono i conflitti che parlano di non sono quadro, ci sono, non sto parlando di distretti in Italia, su quello che abbiamo la letteratura per fortuna molto ampia, ma sul ruolo del rapporto tra cittadini e
stato da qualcuno. Abbiamo convegni delle più grandi università di tutto che affronta questo tema. Mi avete mai sentito parlare di questo? Ma però invece è vero totalmente, è vero totalmente. E continuiamo a ripeterci cose che non hanno a che fare con il vero. Questo è tutto. Questa è la verità. E allora bisogna un po' interrogare per vedere come si può recuperare una dimensione attorno a questi temi che partendo da questo elemento arriva poi alle questioni che abbiamo visto. Perché non sono altri, non sono altri. I temi dei progetti delle città, le grandi questioni urbane, le questioni del rapporto tra rendita fondiaria, rendita immobiliare, rendita finanziaria e sviluppo. Dove si può? Facciamo una discussione perfetta. Certo, quando affrontiamo il tema dell'acqua pubblica si parla della municipalità, dell'organizzazione del loro lavoro, dei beni pubblici, della privatizzazione, di che tipo di privatizzazione, poi diciamo i costruttori che dividono, come sappiamo, il sistema di ma c'è una discussione tra questo e lo sviluppo di una città? C'è questo tipo di discussione? No. C'è un'analisi del rapporto costi-benefici? No. C'è una discussione sul rapporto tra questi poteri e i poteri democraticamente eletti? No. È un pensiero particolarmente rivoluzionario? No. È una discussione che abbiamo sempre fatto alle nostre spalle? Sì. Si è portato oggi? No. Perché non c'è più una serie di discussioni in cui, ad esempio, come avveniva un tempo, urbanisti ed economisti urbani affrontano un po' di questo? Io sono stato di molto all'acqua del trattamento di un terremoto, una discussione in cui presentando una nuova rivista che presentava una vecchia rivista sui temi delle questioni urbanistiche, un gruppo di economisti, di urbanisti, uomini politici ha cominciato a dire ragioniamo su che cosa deve ritornare agli alternati. Facciamo un osservatorio pubblico che finita la fase dell'emergenza comincia un po' a ragionare come ricostruire l'acqua. Ma le cose così se ne contano su vendita giornale. E quasi che questi temi non fossero più degni di un interesse pubblico. E vorrei un attimo trovare quindi perché questo avviene. Perché mancano urbanisti? No. Perché non ci sono più economisti del territorio? No. Che cosa nasce? Ma anche il sostante del fatto che nel campo delle grandi scelte avere uno spazio pubblico di discussione è più difficile. E tutto il potere decisionale si chiude. Si chiude. Ma le scelte del sindaco di e la cosa è molto delicata perché io penso che di fronte a un tema così complesso che poi andrà in questo paese esaminato con grande attenzione delle sue analogie, delle sue differenze, tu lo puoi affrontare in termini corretti soprattutto senza le condizioni di prima esistenza di un dibattito. Vengo da un convegno fatto con sempre, il premio Nobel, e lui nella sua definizione di democrazia, lui insiste, dice la democrazia, come che cos'è? È la della responsabilità della scelta di una persona come quello di una. Questa è la democrazia. Non è altro. Se manca uno, manca l'altro. Quindi l'esistenza di uno spazio pubblico di dibattito, che poi vuol dire tante cose, il Consiglio Comunale, il rapporto con gli intellettuali, con l'opinione pubblica, con i cittadini, con i comitati, cioè in tutto quello che aumenta la partecipazione, la democrazia intesa con la partecipazione, è un elemento essenziale. E questo va recuperato. Secondo me, abbiamo bisogno di avere soggetti pubblici autonomi, autonomi, non solo le perdenze, ma ci vuole che il potere degli amministratori sia pertanto pienamente